Ciao a tutti, io sono Max, aka quello dei Funko, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Pop Review in 3 minuti. Come sempre, prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale e a seguirmi su tutti i social che trovate nei link qui sotto in descrizione. Vi ricordo che per voi è gratis, ma a me dareste un grandissimo supporto, quindi iscrivetevi. Oggi vi parlo del Pop 1211 Goku Ultra Istinto Completo con Kamehameha, una bella limited edition di Goku che troviamo in Dragon Ball Super. Come vedete il pop è standard, fa parte della categoria pop animation, il tema è Dragon Ball Super e come già detto il numero è il 1211. Come vedete è anche una limited edition 2022 Fall Convention e oltretutto è una limited edition di Games Academy Fanside e come sempre ci tengo a ringraziare il mio Games Academy di fiducia. Di lato abbiamo l'artwork, stupendo, e come sempre nel retro abbiamo gli altri personaggi di questa wave. Come già detto in altri video, Dragon Ball Super non è che mi abbia fatto entusiasmare più di tanto, ma questa nuova trasformazione di Goku l'ho trovata molto interessante e tra l'altro questa qui praticamente è l'ultra istinto completo. Questo pop l'ho adorato sin dal primo momento, cioè guardate che bello che è spettacolare. Il fatto che sia in posizione per sparare una Kamehameha rende sicuramente il pop meno statico e il personaggio lo trovo in linea con quello che vediamo nel manga e nella serie animata. Mi piace un sacco l'aura che hanno messo dietro al personaggio, che lo rende molto molto più accattivante. Se non ci fosse, fidatevi che non sarebbe la stessa cosa. Altra cosa che mi piace un sacco è la colorazione dei capelli, guardate che belli, come sono lucenti. Quindi brava Funko, perché non era facile fare una colorazione così bella a mio avviso. Bene ragazzi, siamo giunti ai titoli di coda. Come sempre vi ringrazio della visione e spero che il video e il pop che vi ho recensito vi siano piaciuti. A me questo pop piace veramente tanto, voi cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!